Io esprimo una profonda vicinanza, ancora di più vedendo i volti delle persone che in questo momento, ricordando, stanno soffrendo ancora di più di quell'anno che hanno sopportato difficile per aver perso parenti vicini o amici, che erano partiti la mattina presto, solo questa tratta da Cremona a Milano, tutti i giorni delle 10.000 ragazze, ragazzi, donne e uomini che vengono a lavorare a Milano, che molto spesso lo fanno per stipendi mediocri. In Italia abbiamo 3 milioni di pendolari al giorno. Già fare il pendolare è una fatica. Già doversi alzare la mattina presto è una fatica. Ma morire su dei binari, perché lo Stato e l'istituzione non hanno fatto a sufficienza il proprio mestiere, è inaccettabile. Queste morti, questi feriti gravi, questi 50 feriti, queste centinaia di persone che hanno sofferto, i milioni di italiani che dal giorno dopo, dal minuto dopo non si sono più sentiti sicuri, meritavano di più e dovevano avere di più. E la cosa che conta fare ed è più importante fare in un paese civile, in uno Stato serio, è che lo Stato torni a pensare prima di tutto alla sicurezza della propria gente. E mi sono sinceramente rotto le scatole di sentire, di parlare di grandi opere, perché la più grande opera che uno Stato serio, civile e avanzato deve portare avanti è evitare che quando un cittadino o una cittadina italiana viaggiano sul nostro treno, su una nostra autostrada o strada, non debbano morire per assenza di manutenzione di un'infrastruttura di suolo pubblico che non è stata manutenuta e messa in sicurezza. E quindi questo ministero, questo governo, la regione Lombardia si rimboccheranno molto di più le maniche per evitare che fatti di questo tipo accadano ancora, perché saranno spesi tutti i soldi necessari per mettere in sicurezza tutte, sottolineo tutte, le infrastrutture pubbliche o pubbliche date in gestione ai privati. Perché ci siamo sinceramente stancati ed è inaccettabile e la rabbia è troppa ricordare eventi di questo tipo. A me dicono che il numero di vittime per incidenti ferroviari italiano sia più basso della media europea. Non basta. Anche laddove fosse vero, non basta. Perché laddove i soldi ci sono, e credetemi ci sono, devono essere zero, devono essere impegnati meglio, devono essere impegnati bene, devono essere impegnati nei luoghi giusti. E credetemi che questo lo faremo finché saremo questo governo. Mi stringo ancora sinceramente e profondamente in chi ancora quotidianamente sta soffrendo per una tragedia che non doveva capitare e che poteva essere evitata.